Hello people, buongiorno, oggi è domenica 7 maggio, denti qua finalmente, mi si è liberato, questo lato qua non ho più la mola, gigante, mi dovrei fare le otturazioni e le estrazioni, diciamo che ci pensi la domenica, ma non ci penso la domenica, ma anche, non voglio praticamente farmi queste estrazioni da su per ora, perché è troppo pesante, ogni volta il dentista, ma non è niente, non è niente, non è niente. Quando la deve fare? Poi quando la deve fare? In tutto per lui, questo dottore Dario Gravina, è l'unico di quelli che mi fido un po' di più, cioè tra tutti i dentisti dove sono stato, tranne quello di San Benedetto che mi aveva detto la verità, San Benedetto mi aveva detto il verdetto, maledetto o benedetto, ma non interdetto. Comunque mi aveva detto la verità, praticamente dovevo farmi l'operazione. Perché? Perché con l'apertura che ho io piccola della bocca, con la posizione come erano incastrate le mole, non ce la facevano, tutti sì, ci riesco. E allora mi faccio fare prima le operazioni, cioè le carie, faccio pure le carie, poi aspetto un pochettino, un mese, due mesi, in mezzo all'estate, dopo l'estate, insomma mi farò fare quando me la sento, perché ovviamente dobbiamo dire, siccome non riesco ad aprirsi la bocca, sono messe in posizioni strane, incastrate e fratturate negli altri denti, è micidiale, a parte le punture con l'anestetico, che ognuno dice a me è locale, a me, magari un po' lo ingerisce, perché questa chimica pesante, insomma, mi dà fastidio. Poi è facile da levare, ma non è facile perché si fanno tutti una sudata sopra. E quindi intanto vi faccio fare le otturazioni, che dice che fa più male. Infatti la pulizia, le cose, senti il dolore che non si è anestetizzato. Però diciamo non ho quella. Allora, secondo me siamo un po' barbari qua. Siamo un po' barbari come per le tecniche, era meglio veramente, forse probabilmente, dipende di quale clinica vai, che mi facevo fare l'otturazione, che mi facevo fare l'intervento, mi anestetizzavano tutto. E mi facevano l'intervento in clinica, in una settimana mi levavano tutte e quattro. Senti, io giudizio, proprio uno qua. Insomma, sta andando così, ora me le faccio fare piano piano, e poi mi devo fare i ponti. O la vita, non lo so che cosa scegherà. Io penso che sia meglio il ponte. Intanto ci vado via. Stamattina dove sto andando invece? Stamattina sto andando nella zona industriale, commerciale, a comprare delle cose che mi servono per la casa. Essenziali, fondamentali. Perché sennò non si potrà stare qua nella casa dello store, a Siracusa. Perché è tutta spaccata, il tetto è tutta scogliata, non è coibentata, non ci sono vernici, non c'è coibentaggio, non c'è niente, quindi con un condizionatore solo dovremmo stare chiusi dentro casa, non aprire neanche una finestra, perché l'altro funziona. Mi avevano detto che dovevo cambiare la scheda del Mitsubishi, l'altro è 8 anni che funziona, non stop, estate, inverno, freddo, caldo, l'ho usato solo quello, con caldo e freddo, quello che non dà al mare, il lato interno, ancora funziona, quello esposto nella salinità, con il tetto, il balcone che si sbriciola, con la salinità, col vento, con le intemperie, la polvere e cose, la scheda sarà distrutta. Allora io che cosa ho fatto? Gli ho spruzzato il B66 Marine, gli ho spruzzato lo Svitol, e di colpo ha ricominciato a funzionare. Allora io che cosa sto pensando? Ora vado a comprare due cose, uno per i cavi, uno per l'elettricità, tipo il Marine, e lo Svitol per le cose elettriche, professionale, devo cercare uno di quelli professionali. E un compressore ad aria, perché non ce l'ho a casa, ci vorrebbe il compressore, una bomboletta d'aria compressa. Cerco di pulire dove so che c'è la scheda, senza tagliare, senza saltare, senza fare cose, infilo la canula, la canuletta, la cannuccia del coso, soffio, spingo, levo la polvere, le cose, poi gli spruzzo il ravvivante per ricettivo. Vediamo se funziona. Funziona, alcune volte si blocca, alcune volte funziona, deve funzionare sempre, perché a 40 gradi in un attico col tetto sopra, anche è un attico perché è un appartamento con una vista particolare, è un appartamento tutto sul piano, quindi è una vista di pregio. E in più abbiamo il terrazzo che è di proprietà, quindi tutto il piano, più il terrazzo. Logicamente non è un terrazzo a livello, però è un terrazzo sopraelevato di un condominio atipico. Cioè mio nonno quando ha fatto il palazzo, non era costruttore, mio nonno l'ha fatto diciamo per i figli, vendendone poi più, metà era per i figli, poi se lo sono venduto alcuni, e metà era per da vendere, già persone stabili. E quindi con questo attico così e con queste cose sì, muore, non si può stare. Se non hai il condizionatore vivi malissimo, vivi proprio, devi fare la bagnola. Infatti quelli che ce l'avevano affittato prima, c'era tutto il soffitto nero, umidità dappertutto, perché sicuramente lo stavano chiusi dentro, quando c'è insomma c'è il condizionatore per riscaldamento. E il coibentaggio, se non c'è il coibentaggio, come in campagna, devi mettere, se non c'è il coibentaggio, fatto bene, ci vuole più riscaldamento e più condizionatore. La gente qua in campagna, da noi è esposto al vento e al sole, in campagna invece è ombreggiato e poi in estate è esposto al sole. Quindi sono due tipologie di appartamenti che hanno bisogno di particolari cure per l'inverno e per l'estate, perché sono esposti sia al sole che a intemperie e a umidità. I problemi di un giardino, di un attico, i problemi di un giardino, i problemi di un attico, poi ci sono i problemi anche dei piani sottostanti, perché i garage e le cose invece non hanno i problemi dell'esposizione al sole o all'umidità e a queste cose, ma hanno i problemi di sovrastruttura e di infiltrazioni. E anche lì in garage ci sono, se non vado a me ti faccio vedere quello che prendo e poi come farò.
Questi sono problemi di appartamenti, di villini, di cose. Che chiede il mestiere? Chiede il mestiere, lo sa. Chiede il mestiere, lo sa. Che sono punti critici e cose importanti, che praticamente l'appartamento diventa invivibile se non curi queste cose. Quindi, anni e anni a dire, se non ci penso io, le spese, cercando di sistemare le cose, anche mettere un condizionatore nuovo, se è tutto che si sta sbriciolando, cade il controsoffitto, sì. Allora sto cercando di ripristinare quello, se non tanto si dovrebbe mettere un condizionatore, usa e getta, ma è tutto un casino. Ecco, questo vorrei mettere, va a palazzolo, questo nel terrazzo. Due, una palazzolo e una nel terrazzo. Questo è il brico, lo conoscete. Altro non devo prendere, anche se mi servirebbe un po' tutto. Vedete, mi ha visto trasferire qua. Anche perché i condizionatori sono che ti devono fare pagare poi il montaggio. Ma là il tetto è tutto che si sta sbriciolando, quindi anche le staffe, il muro. Quindi penso che la cosa migliore sia riuscire a ripristinarlo. Vediamo se ce la facciamo. Allora, loro logicamente, i tecnici che ho chiamato con tutto con bolla di 60 euro è costata della Mitsubishi, mi hanno detto che ci voleva la scheda nuova, no, non si slitta, non si può tagliare, non si può sistemare, non si può resuscitare la scheda, e quindi era inutile, lo dovevo buttare, non funzionava completamente, non si attaccava la pompa, praticamente faceva solamente il ventilatore. Io ho cominciato a spruzzare per una settimana di fiore, l'ho lavato la spatta, l'ho aperto con un cacciavite, funziona, a parte che io l'avrei messo nel terrazzo, protetti, li avrei messi nel terrazzo con una protezione di sopra, facile, accessibile, lo potevano smontare, messi a terra, sopra dei mattoncini, lo potevano smontare, invece messo là sopra, chi è che si arrampica a fare una cosa del genere? Quindi avrei fatto l'impianto sopra nel terrazzo, impianto unico, magari con un blocco di quelli grossi, e poi scendevano i tubi, e che è tutto prestabilito, loro hanno 2 metri di tubo e 2 metri devono fare per portare la corrente e le cose, se no ti devi rivolgere ad altre persone. Ecco, quando l'ho chiamato, insomma, è tutto prestabilito, come con i denti. Qui a Siracusa c'è uno stampo sul dentista, sulle cose elettriche, se devi comprare materiale edile, se hai a che fare con i tribunali, con la spazzatura, con i giudici, con i carabinieri, c'è uno stampo prestabilito. I prodotti che vendono sono quelli, le soluzioni che ti danno sono quelle. Già disposti a Catania c'hanno una visione un po' diversa, c'è più scelta. Te ne vai in un'altra, vai a Roma, è come se fossi a Milano, ecco, è tutta un'altra scelta, sia medicamente che come cosa. Figuriamoci se vai all'estero, ti dicono no, niente, tutto sbagliato quello che avete fatto, purtroppo è così, cioè. Sia a livello medico, con i denti, sia a livello dermatologico, sia a livello che qua Siracusa loro riescono, anche perché c'è gente competente, brava, riescono a fare tutto, questo sicuramente. Però non è che non c'è gente competente, ci sono persone brave a Siracusa, in Sicilia, in tutte le parti del mondo, però lo stampo, il modus operandi deve essere quello dettato da chi? Non lo so dire, chi sono? Chi è la mafia? I clan? La malavita? O è la mafia quella dei palazzi, dei tribunali? Cioè ditemi, chi è che gestisce queste città? Comunque, io ero arrivato, visto che non funziona, che dice che non poteva funzionare, invece spruzzando il coso non ha funzionato per un anno, continuano così. Per i denti la stessa cosa, visto che per loro problemi non ce n'erano. Però poi stavano là sopra e avevano problemi, apri, chiudi, non ci riesci ad aprirla ancora di più, aspetta un attimo, e cosa vale? A denti distrutti, tutto questo a denti distrutti. Spara Yuri, spara, spera Yuri, spera, chi è questa cosa? Dicevo, tutto questo a denti rotti, cioè a denti rotti significa che i denti non erano più messi così originali. Come li fai a levare questi denti? Prima sono incastrati, questo non lo può levare e questo non lo può levare, quindi si doveva fare un'operazione. Ora sono tutti frantumati, quindi si riesce a levare il dente. Questo lo dicono, probabilmente qui ti dicono no, ma non è vero, ti sto parlando di queste cose con documenti, come con la schiena mia, lo schiacciato delle vertebre, documenti, fotografie nel tempo, certo che è stupido dover documentare che vivi in un mondo di merda, di persone facilone, di fanfarone, o di complicazioni dove le vogliono loro, perché è molto stupida questa cosa, però più stupida ancora è tacere o parlare, o ancora le carri il culo. Quindi tutto ciò è a denti fratturati e a denti frantumati, quindi figuriamoci con i denti sani, i denti frantumati un po' ce la fanno, no? La stessa cosa per quello che riguarda i problemi di Zani, la stessa cosa per quello che riguarda i miei figli, loro danno delle spiegazioni, dove non sono cose gravi cercano di fare le cose gravi, pompano cose gravi, dove non ci sono, invece dove sono cose gravi e fatti strani, loro semplificano tutto, stessa cosa con i miei figli, la separazione, col matrimonio, con i lavori, con le proprietà, è una confusione. Il condizionatore è lo stesso, lo devo buttare, ho spruzzato, non c'è niente da buttare, non ci volevano 300 euro, se io lo mettevo nel terrazzo veniva anche più facile fare manutenzione di proprietà, chi volete che glielo mette le cose nel terrazzo? Gli altri? Mio nonno l'ha fatto per altri, o l'ha fatto per quelli che non meritano, per i parenti che non meritano, cazzo. Vabbè, comunque questa è la vita, a mio parere, nei posti gestiti male. Da quale tipo di mafia? Malavita, corruzione, psicopatici, malati di mente, terrorismo, tirannia? Non lo so, ma la storia di ogni cosa ha un percorso profondo.
non il fatto di imbrogli, bisogna trovare la verità, evitare la verità e cercare di portare quelle finte soluzioni. Confusionesimo, mischiare il sacro col profano. E lo dico, ora me ne ritorno a casa, comunque ce lo fa, speriamo che riesca a sistemare il condizionatore, perché sennò sarà una rottura di coglioni, perché vanno tutti su un chiappa avanti che capiscono cosa si deve fare, come bisogna agire, siccome hanno poca manualità certe persone. E poi è un'esperienza a stampo. Capire quello che si deve fare, finisce che sudi, bestemmie, litigi, discussioni, insomma, quello che molti sanno e quello che molti negano. Allora Pippo, super padre, che porta il vero, vi saluto. Diciamo, dici, perché dici queste cose? Perché? Poi, visto che io ancora sono qui, in mezzo ai comuni mortali, dopo la truffa, dopo l'inganno, dopo qua, dopo che fanno finta di niente, non gli interessa il prima, non gli interessa nulla, però vengono da me poi, dice, ma se non vi interessa, se non è come dico io, perché poi venite da me? Andrea, spostami la macchina dal garage, Andrea, sto morendo di caldo, Andrea, mi stai cadendo tutto il soffitto, Andrea, vogliono che io li aiuti, che io sia presente, che io gli dica le cose, addirittura i soldi, addirittura vogliono l'impegno, ma se mi avete cercato di ammazzare, di rubare tutto, di sfregiare, avete raccontato il falso, ma avete schifiato tutte cose e poi venite da me pretendendo non lo so che cosa. Se avete favorito ad altri, rendetevene conto, avete favorito altra gente, un'altra meccanica, un'altra logica, un'altra cosa, negate e poi venite da me. Andrea, al garage, non la macchina, entra, esci. Andrea, non te l'ha distrutto il palazzo. Andrea non l'ha distrutto il suo palazzo è stato amministrato dall'amministratore che ha sbagliato. Quindi la macchina, purtroppo, io te la devo spostare e tu hai problemi, dico a mia madre, con la macchina, col tetto, perché l'amministratore non ha amministrato bene, per motivi di mafia, perché è scarso, perché è scemo, perché gli hanno puntato la pistola, perché già è nato con la pistola nel culo, perché questa è la verità, e quindi vai a capire nella mente di tutta sta gente che cosa succede, me ne fotto un cazzo, perché i miei figli non hanno i soldi, non hanno avuto, perché non hanno avuto il padre, perché avete favorito altri, la mafia, il congelato, la mafia del congelato, avete favorito altri. Perché i denti sono così? Perché io non ho potuto comandare la vita, avete favorito altri, avete fatto passare il tempo, perché la campagna è così, perché i miei figli, perché le cose, perché favorite le persone sbagliate. Capito? Suckers! Di nuovo, vi saluto. ridi sta minchia. Anche quella è una vita, io ce l'ho con la risata. Ricordatevi che nelle cose o avete scelto voi, o hanno scelto per voi. Altezza, non c'è. Ecco, anche come vola il tempo. Io sono già a mezzogiorno. Alla macchina, insomma tutto. La macchina, no, io avrei fatto altre cose. Se io posso scegliere cosa fare e a chi affidarmi, poi non posso dare la colpa ad altri. Ma se altri si impongono, o ti impongono di scegliere, in base a delle cose false, e poi fanno finta di niente e non lo ricordano, questa è una cosa grave. Questi secondo me sono i danni che fanno i paesi corrotti, la mafia. Paesi corrotti e mafiosi. Poi, logicamente, se non sai, se non c'eri, se sei informato male, se ti hanno raccontato altro, se dichiarate il falso, logicamente. Ma quella della questura, mi andavo alla questura, dicevo, non sento più, non me li fanno sentire, non me li fanno vedere, non me li fanno... Allora, suo figlio dove va a scuola? Come si chiama? Allora, questura, lei a posto di questura, si dovrebbe chiamare spazzatura. Ma in che mani siete? Va bene, sono stato maleducato? No? Beh, maleducati siete voi, e ancora sucate la minchia senza permesso. Mondo di imbroglioni questo, ingannatori, altro che truffatori, ecco. Ma i truffatori, la logica ce l'hanno, ci fanno una truffa, questi sono ingannatori. Dire che neanche riescono a tirare fuori dei profitti senza farsi danno agli altri, a se stessi e ai loro cari. I carabinieri la stessa cosa, non è cambiato tanto, devo parlare per forza con quella. Parla con lei. Con una che poi si è sparata, o l'hanno sparata. Parla di qua, parla di là. Perché voi vi siete scemi che non riuscite a capire manco quando vi sbattono le prove in faccia? Certe cose si risolvono in 24 ore, capito? Si capisce subito. Si fanno le indagini bene, si vede bene chi ha le colpe, la percentuale di colpe e le cose. Si fanno le cose così, a cazzi di cane. E poi uno si deve adeguare. E ricordatevi che io, super impare, sono sempre a favore della verità. Sempre. Tutta la verità. Dica l'unguro. Ve l'unguro. Anzi, ve l'inguro a tutti. Oh, si è attaccato un altro. Allora. Che vi stavo dicendo? Stavo dicendo che di qualcuno ti potrebbe dire, super impare, ma allora, nei posti dove c'è la guerra, dove ci sono... Allora, premetto che io in questi giorni dovrei andare a sistemare, guardate questo, butto la sigaretta a terra. Andrei su, fate la maglia. Allora, il... Vedi, non le posso vedere, io ci messo la maglia. C'è la macchina, mi ciccio scratch. Allora, stavo dicendo, in questi giorni dovrei essere
in questi giorni avrei dovuto sbrigarmi queste cose per controllarmi questo angioma, questo non è uscito, no. Poi ho una cosa, un'altra qua al petto, che cosa, questo angioma qua, è tutta una cinquantina di questo che mi fa, mi esce sangue, la polizia me l'ha schiacciucchiato, un paio di nei, di quei mille che ho lì, ho questo che sta diventando enorme, quella barba non me la posso fare, da questo lato non posso dormire, in più ne ho delle tipo Padre Pio, ho una specie di cosa sanguinolenta, di dermatite, delle cose che non si riescono, nonostante la vitamina E spray, e delle cose non si riescono a sistemare. Io qui non mi voglio fare toccare, senza sentire. Preferirei morire, perché tanto so che dice, ma perché morire? Perché qua è così? Poi, guarda, morire a me, sinceramente, mi dispiacerebbe per Caglietto Fi, perché so che il resto della gente troverebbero, bene o male, amore, affetto, e insomma, che fare, o da cui farsi prendere il culo. Caglietto Fi no, nessuno li può, cioè, mi amano veramente. Quindi, per tutto il resto della gente, quindi, non vorrei morire, soprattutto per Caglietto Fi. E niente, mi devo fare queste cose e non posso. Uno, perché devo aspettare che c'è il rinnovo della patente, perché non mi hanno dato il tesserino della patente, e non mi posso spostare. Cioè, posso viaggiare, ho la patente vecchia, però capite che mi possono creare problemi, ogni posto di blocco, ogni cosa, con un documento vecchio, che poi avrei comunque fatto il rinnovo della patente, però volevo il tesserino della patente, quello nuovo, perché quella vecchia è tutta sgualcita, per andare a fluire più tranquillo, senza avere problemi con polizia. Mi sembra, dice che poi, gli italiani, tutti gli extracomunitari senza documenti, e a me che voglio il documento pulito, devo attendere, devo aspettare, chi devo aspettare? Questi che, a chi? A questi che non si fermano sulle strisce pedonali, ogni 100 volte che passi sulle strisce pedonali, non si ferma nessuno praticamente 99 volte, o a questi che vanno a 200, tutti i sabato e domenica, o tutti i morti qua, a chi devo aspettare? Chi è questo che deve regolamenta queste, quale di queste mafie? Quindi, c'è stare con uno Stato che favorisce i sequestri di persone, fatto dalla malavita o fatto dalla corruzione, sempre sequestri di persone. E quindi chi è la colpa, della malavita o della corruzione? Di quale di queste mafie e terrorismi? Quello istituzionale o quello della gente di strada? Non lo so. Non ti sei, forse tutte e due che si mettono insieme quando vogliono, fanno queste cose qua. Mia, di sicuro. Anche perché sono una persona disposta al dialogo. E non disposta a fare spettacolucci, show, mordi e fuggi, perdite di memoria, dichiarazioni false, poi prendi a bocca, insomma, troppa robaccia. A me nessun mafioso, nessun malavitoso di strada, a parte mio zio, che comunque poi era poliziotto, mi è venuto mai a dire in faccia, tu i figli non li devi avere, perché non mi è mai venuto, perché io sono più forte di te, io sono nessuno, mi ha fatto mai questo. Mi ha fatto questo le istituzioni, mi hanno fatto questo dei malavitosi che si nascondono dietro le istituzioni, l'ex moglie impazzita, questa quando è impazzita, mia madre, mio padre, i miei parenti che erano tutti impazziti a farneticare di cose in cui loro non erano presenti, non avevano prove, non c'erano niente. E quindi penso che sia proprio la corruttività che non è la gente della malavita, della strada. È una malavita che si nasconde dentro le istituzioni corrotte. Magari fosse stata la malavita, veniva qualcuno da me e diceva ti sparo, perché i miei figli non li... E allora aspetta, ma spari. Aspetta, te lo faccio assaggiare così, poi decidi, posso baciare la banda. Ma loro non hanno fatto nulla di tutto questo. Sono stati quegli altri invece, quelli tutti, persone per pene. Mischiati a quelli che si sentono tutti, che però rispetto l'onore, famosi personaggi, i famosi qualcuno. Torniamocene a Tom, a quello che rimane qua. Poi nel prossimo video vi faccio vedere, c'è un caldo, diventato più mezzo giorno. Poi nel prossimo video vi faccio vedere, ho anche problemi con questo abbigliamento, queste cose, perché questo ce l'ho da anni, e tutti gli altri ne ho uno anche là, che mi dà mezzo centimetro anche in più. Dice, ma che cazzo sei, Andrea? Che super impare, Andrea? Cazzo sì, infatti non rido cazzo, rido minchia. La minchia di cane. Questo è un lavoro per super impare, me ne c'ha un tumore, un angioma. Senti. Allora, altra cosa che devo fare. Niente, i documenti anche di Zani, insomma si devono spiegare tutta una serie di cose. Da anni posso restare appresso a queste carte falsai qua. Della malavita però mischiata a persone. Che noi loro sono. Loro sono quelli perché super bar, tu non sei nessuno, diceva Maria Mica, nessuno, come Zani, mi diceva anche tu non sei nessuno, quelli sono delle persone che mi hanno fatto lavorare. Allora, avere un problema con chi sono schiavizzatori, e io sono super bar, avete problemi gravissimi con i termini e con le cose. 26 gradi ci sono, stai squagliando, vedete, non funziona. Noi ora io giro lì, che già l'ho allargato, lì c'è la scheda, logicamente mi sbriciolo qua, cadono tutti i frammenti, cose. Allora io giro lì, poi c'è la scheda.